Benvenuti a questa nuova puntata della rubrica Vero o Falso del progetto Le Voci della Scienza. Io sono Jacopo Mengarelli e in questo episodio parliamo di agricoltura. Le Voci della Scienza. L'agricoltura, insieme all'energia e ai trasporti, è tra i settori che più dovranno cambiare per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici. In particolare, mettiamo a confronto con l'agricoltura convenzionale, da un lato l'agricoltura cosiddetta di precisione e dall'altro l'agricoltura biologica. Lo facciamo con Bruno Mezzetti, professore ordinario al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche, e con Stefano Bocchi, professore ordinario al Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali all'Università degli Studi di Milano. Rispetto all'agricoltura convenzionale, è migliore in termini di resa ed efficienza? La prima cosa che vorrei dire è l'agricoltura convenzionale la collochiamo, diciamo così, come nascita nel secolo scorso, quando con la rivoluzione verde proposta sostanzialmente dagli Stati Uniti arriva anche in Europa, in Italia in particolare, con diciamo un modello che poi verrà definito agricoltura industriale. Perché? Perché il modello era prendere alcuni approcci, alcune metodologie, alcune procedure dall'industria e proiettarle appunto sull'agricoltura. Quindi in sostanza con la rivoluzione verde sappiamo che c'è una specializzazione dell'azienda agricola, una semplificazione delle rotazioni e in sostanza, io la dico così, attrazione della genetica. Quindi in pratica era iniziato così, cioè con la paura della fame, siamo nel secondo dopoguerra, l'agricoltura viene chiamata a risolvere un grosso problema, quello della fame. E come doveva risolverlo? Aumentando le produttività e le produzioni, ma non di tutte le colture, di alcune colture. Quindi in pratica il modello era questo. Con la genetica noi miglioriamo le varietà e poi a trazione, diciamo, della genetica verranno anche poi la chimica per poter sostenere quello che potevano essere le produzioni potenziali verificate nei centri di ricerca, università piuttosto che altri centri di ricerca, e quindi in sostanza era un pacchetto tecnologico che veniva proposto agli agricoltori. Questo era completamente diverso rispetto a quello che invece in Italia, ma nel mondo, era successo fino a quel momento. Quindi in Italia avevamo le cattedre ambulanti, ad esempio, cioè un rapporto molto diretto, molto sito specifico, contestualizzato di esperti, chiamiamoli così, che contattando gli agricoltori poi individuavano le soluzioni via via. In questo modo invece si proponeva un solo modello, un solo approccio. Nasce l'agricoltura biologica, il cosiddetto organic farming, pur avendo radici storiche, sappiamo addirittura nell'Ottocento o nel Novecento, nasce, diciamo interpretandolo in modo più attuale, nasce in risposta a quello che piano piano emergeva in termini di rovescio della medaglia della rivoluzione verde. Cioè la rivoluzione verde ha consentito, soprattutto nelle decadi 60, 70 e anche 80, un aumento della produzione, della produttività di alcune colture, soprattutto i cereali maggiori, ricordiamo quindi soprattutto riso, mais, frumento, dove il miglioramento genetico e poi quello che dicevo prima, tutto il pacchetto tecnologico si era concentrato. Però c'era il rovescio della medaglia, cioè gli impatti che la rivoluzione verde inizialmente non aveva considerato. Impatti su che cosa? Ma adesso si dice soprattutto sulla biodiversità, cioè questa semplificazione, questa riduzione, diciamo così,
portava a una forte riduzione della biodiversità, agrobiodiversità. Il modello proponeva di concentrarsi sulle colture e non sulle aziende, tantomeno sui territori, tantomeno sui paesaggi, e quindi c'era una riduzione anche, diciamo, di saperi agronomici a vantaggio della genetica, della chimica e della meccanica e in ultimo dell'informatica. E quindi ecco, questa premessa per dire il rovescio della medaglia che piano piano emergeva soprattutto laddove c'erano dei dati, c'erano delle ricerche che andavano a vedere come l'impatto di questo modello Rivoluzione Verde andava con l'inquinamento delle acque, con la riduzione della sostanza organica nei terreni, con la riduzione delle siepi filari, con quello che poteva essere l'aumento dell'uso inefficiente di concimi e agrofarmaci, ecco che gli impatti venivano sempre più in evidenza. Quindi parte l'organic farming, diciamo in senso moderno, ed evidentemente oggi potremmo dire è un'alternativa, forte alternativa, si dice, non è un'innovazione di prodotto, non è un'innovazione di processo, ma di sistema, cioè l'azienda agricola deve rivoluzionarsi. Sconta che cosa? Sconta evidentemente una mancanza di ricerca specifica, altrettanto potente come è stato diciamo nel periodo della Green Revolution, cioè stiamo parlando di 50, 60, 70 anni di ricerca, non soltanto pubblica, ma anche privata, perché sappiamo che quando si propone un'innovazione di prodotto, è chiaro che un mercato, diciamo, rappresenta un vento favorevole. Quando si propone una rivoluzione di sistema, magari andando a riproporre le rotazioni, le consociazioni, i siepi filari, l'agroforestazione, ecco che non c'è un favore di mercato, non c'è il vento, diciamo, che il mercato può, diciamo, attivare. E quindi spingere quel tipo di agricoltura. Quindi la domanda secca che mi ha fatto è, appunto, torniamo a noi, la resa, eccetera. No, la resa dell'agricoltura biologica, sappiamo soprattutto dalle evidenze scientifiche, è minore rispetto a quella dell'agricoltura convenzionale. Quello che si dice è non fermiamoci però solo alla resa, cioè cambiamo le metriche perché la resa era una metrica, era un obiettivo della rivoluzione verde, dell'agricoltura convenzionale e industriale. Faccio fatica a parlare ancora di agricoltura convenzionale, nel senso che se andiamo veramente a vedere qual è l'agricoltura oggi, si parla di agricoltura integrata. La convenzionale, a parte in qualche settore, in qualche area, io mi occupo del settore ortofrutticolo, praticamente non esiste più l'agricoltura convenzionale. Si parla di agricoltura integrata, che significa di sistemi di monitoraggio ben precisi, si parla di utilizzo di composti chimici per la difesa quando è necessario, quelli che sono ammessi secondo protocolli disciplinari ben definiti e secondo sistemi di controllo ben definiti. E quando è possibile, si dice proprio integrata, Integrated Pest Management, si usano i sistemi biologici e credo che questa sia al momento già l'agricoltura più precisa e più sicura che si possa offrire al consumatore, che si offre al consumatore. E ci sono dati che dimostrano che se parliamo del settore ortofrutta, che è il settore di solito preso come esempio, insomma, di maggior rischio di contaminazione con i pesticidi, poi in particolare io mi occupo di fragola e tutti quelli che sparano solitamente contro i pesticidi prendono proprio la fragola. Tutti gli anni ci troviamo all'inizio della campagna con titoli su giornali: non mangiate le fragole perché sono un succo di pesticidi. Questo non è vero, questo è solamente un modo per denigrare il lavoro che fanno molti agricoltori, il lavoro che fanno molte aziende e soprattutto anche molti ricercatori e tecnici che lavorano proprio
secondo questi modelli, secondo questi sistemi di agricoltura integrata, che adesso si preferisce chiamare di precisione, se vogliamo, proprio con l'obiettivo di migliorare la qualità, ridurre l'impatto ambientale e dare garanzia al consumatore. Dal punto di vista della qualità e della sicurezza alimentare, i prodotti presentano contenuti nutrizionali migliori rispetto all'agricoltura convenzionale? Allora, non mi fido più, diciamo così, di pubblicazioni scientifiche singole molto, molto specialistiche. Cerco di chiarire. Il cosiddetto cherry picking, cioè andare a cercare via via nella letteratura scientifica ciò che conferma la mia ipotesi, la mia tesi iniziale. Fortunatamente adesso, ed è una cosa degli ultimi 10 anni, 10-15 anni, però sempre di più negli ultimi anni, in letteratura scientifica emerge, diciamo, un altro approccio, le meta-analisi, cioè praticamente quello che è mettere insieme un obiettivo ampio del ricercatore, dello studioso, con metodologie statistiche che, utilizzando quello che viene pubblicato in bibliografia, ecco, dà la possibilità di evitare il cherry picking, di evitare, diciamo, non del tutto, ma diciamo in gran parte di diciamo, seguire delle strade che io mi posso precostituire per una tesi o per l'altra. Ecco, con le recenti meta-analisi sta emergendo che l'agricoltura biologica ha una tendenza a offrire prodotti di maggiore qualità nutrizionale, in particolare carni, latte e derivati, piuttosto che il pomodoro con maggior contenuto di licopene, piuttosto che appunto nel carne e latte derivati sono composizioni diverse dei grassi, saturi e insaturi, omega 3, insomma, tutte queste sostanze che vengono viste dai nutrizionisti come positive. Quello che potremmo dire è c'è una recente pubblicazione, meta-analisi, che dice da un ambiente più ricco di biodiversità, quindi parlo di endofiti, magari nel caso delle piante, o di microbiologia del terreno, ed è questa forse la spiegazione, ecco che attraverso una tecnica culturale che valorizza questa biodiversità del terreno e delle colture, ecco che allora arrivano degli alimenti, anch'essi più ricchi, e a minor rischio di antibiotico resistenza. Quindi diversi aspetti stiamo mettendo insieme, no? Quindi è questo. Ultima pubblicazione, e non è una meta-analisi, però lo dico perché mi preoccupa un po', è una pubblicazione di studiosi francesi. Hanno fatto una prova su diverse centinaia di francesi e andando a vedere la composizione delle urine, al 99% nelle urine di questi cittadini francesi erano presenti diserbanti. Soprattutto, ed è questo è ovvio, nei bambini e negli agricoltori, quindi quelli che sono più esposti a questo. Quindi c'è un aspetto nutrizionale da una parte e c'è un aspetto anche di contaminazione degli alimenti. E per cui si dice indirettamente in questa pubblicazione, attraverso l'alimento e attraverso anche l'acqua che noi beviamo, abbiamo una assunzione di diserbanti soprattutto. E quindi ecco, la qualità emerge anche da un punto di vista non soltanto di prodotto che noi mangiamo, ma anche ambientale e di acqua che noi assumiamo. Sì, cioè sicuramente l'attuale agricoltura fa di tutto pur di garantire la sicurezza, come dicevo, sicurezza alimentare e la qualità del consumatore. E questo c'è cioè una piena consapevolezza per fare questo. Poi è chiaro che adesso molti pensano che l'agricoltura biologica sia migliorativa in questo senso. A mio parere è un'indicazione molto generica.
e non sostenuta da fatti e da risultati precisi che garantiscono veramente la sostenibilità e la qualità dell'agricoltura biologica in questo ambito. Perché, anzi, se pensiamo da un punto di vista proprio di sostenibilità economica, a mio parere l'agricoltura biologica è proprio insostenibile per il consumatore perché viene pagato 2 volte, con i contributi che vengono richiesti dal mondo del biologico per compensare il calo di produzione da una parte, che poi viene negato dall'altra parte quando invece si dice che l'agricoltura biologica è ancora in grado di soddisfare quelli che sono i fabbisogni alimentari del nostro paese. Poi viene pagata una seconda volta con l'aumento di prezzo. Quindi già da un punto di vista economico, a mio parere, significa insostenibilità. Significa un prodotto di nicchia per chi ha i soldi. Da un punto di vista scientifico, abbiamo recentemente pubblicato un lavoro su Food Chemistry, dove abbiamo analizzato tutte le pubblicazioni, più di 150 lavori che sono stati pubblicati su riviste scientifiche di qualità, dove si è cercato di capire se da un punto di vista composizionale, parlando sempre di prevalentemente di ortofrutta, ci fossero delle differenze reali, significative da un punto di vista nutrizionale e composizionale di questi prodotti. E la letteratura, sì, in alcuni casi si vedono dei miglioramenti, in altri casi non si vedono dei miglioramenti, ed è, diciamo così, non è per certo garantito. Insomma, ci possono essere delle condizioni migliori, ma che probabilmente non sono legate al concetto di agricoltura biologica, ma proprio dal sistema di coltivazione. Terzo elemento, sicurezza del consumatore, sicurezza dell'ambiente. Gli strumenti usati per la difesa delle piante in agricoltura biologica sono estremamente limitati. Mancano strumenti per la difesa, si usano strumenti, molecole chimiche pesanti, metalli pesanti che sono comunque ancora tossici, come appunto rame e zolfo, che vengono spacciate come molecole naturali. Sono sicuramente molecole naturali, ma sono comunque molecole tossiche. Se si vuole parlare di precisione, ora significa andare a studiare veramente quali sono le tecniche che permettono di difendere le piante in modo preciso, con molecole che hanno un'azione precisa, non di copertura. Andiamo a vedere un vigneto biologico, lo vediamo blu perché comunque si tratta di fare dai 15 ai 18, se non 20 trattamenti con solfato di rame in certe zone, soprattutto al nord. Quindi, quando invece ci sono molecole chimiche, chiamiamole pure pesticidi, che sono molto più efficaci e molto più precise e controllate. È chiaro che non sto parlando delle molecole chimiche, i vecchi pesticidi, che comunque sono ancora stati messi al bando, di nuove soluzioni che sono disponibili sul mercato. A questo, se si vuole, si possono integrare anche le nuove tecnologie per quanto riguarda la possibilità di ottenere piante resistenti alle malattie, che sono anche, se volete, quelle che inducono la produzione di piante tramite le tecniche di ingegneria genetica, che invece sono totalmente messe al bando dal mondo del biologico, dalla disciplina del biologico, e considerate, diciamo così, altamente negative. Quando invece, se parliamo di precisione, queste probabilmente dovrebbero essere le prime conoscenze da approfondire, da cercare di applicare. In che misura impatta o tutela la biodiversità? Ma diciamo che nasce questa esigenza dell'agricoltura biologica a tutelare la biodiversità proprio perché la biodiversità è l'arma dell'agricoltura biologica per poter difendersi da, diciamo così, quelle che sono le fonti di riduzione della qualità e quantità prodotta di alimenti prodotti. Quindi, al di là di quello che può essere l'impatto sul paesaggio, quindi quando noi cominciamo a vedere delle aziende agricole con ampie rotazioni, con siepi filari, con aree appunto meno intensificamente, con minore intensificazione di coltivazione, ecco che tanto abbiamo un paesaggio più ricco e spesso anche più piacevole. Per quanto riguarda
la biodiversità in agricoltura biologica è valorizzata perché, a partire dalla microbiologia del terreno, cioè pensiamo a tutto il capitolo dei PGPR, cioè quello che viene definito Plant Growing Promotion, rizosfera, quindi tutto quello che è la rizosfera, tutto quello che sono anche meccanismi di simbiosi all'interno del terreno con la pianta. Pensiamo alle micorrize che vengono valorizzate. L'agricoltura biologica va alla ricerca di allelopatie, quindi varietà allelopatiche, e quindi è con un'interazione di questo tipo che non venga, tornando al discorso della microbiologia del terreno, non venga ridotta a causa di uso di agrofarmaci che vanno appunto a impattare su questo. Poi pensiamo ai biofertilizzanti che stanno appunto ormai entrando anche quelli nel mercato, ai biopesticidi cosiddetti, quindi il tricoderma piuttosto che i bacillus che vengono utilizzati in agricoltura biologica, ai bioinsetticidi, il bacillus thuringiensis, quindi tutto quello che in agricoltura biologica è stato in qualche modo analizzato. E poi tutto quello che riguarda, a proposito di biodiversità più agronomica, diciamo così, si vede che con le consociazioni, con le rotazioni, col cosiddetto multicropping, quindi con diversificazione più possibile funzionale, programmata, ma anche quella non programmata, quindi lasciando libere alcune aree di specie non coltivate, quindi che possono avere altre funzioni, pensiamo appunto alle fasce prative piuttosto che alle fasce tampone boscate, piuttosto che l'agroforestazione, che in agricoltura biologica appunto viene di nuovo presa in considerazione. Ecco, tutta questa biodiversità funzionale in agricoltura biologica, appunto, viene considerata come molto utile perché potenzia i servizi ecosistemici che venivano rispetto all'agricoltura convenzionale invece un po' dimenticati, messi in ombra per dare maggiore enfasi alla produzione. Chiaramente la biodiversità è importante, ma coltiviamo e quindi dove coltiviamo chiaramente si riduce la biodiversità. E se vogliamo pensare che il nostro paese diventi il serbatoio della biodiversità, dobbiamo decidere di non coltivare e definitivamente essere dipendenti da un punto di vista alimentare da altri paesi. Però abbiamo visto, e lo stiamo vedendo proprio con la situazione attuale, come questa cosa ci possa creare forti problemi. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è coltivare per comunque garantirci un minimo di sussistenza alimentare, poi comunque continueremo a dipendere anche da altri, cercando di garantire al meglio appunto, la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti, in piena compatibilità con quello che è l'ambiente. L'ambiente cercando di ridurre almeno il più possibile l'intervento appunto di prodotti chimici e di pesticidi che possono danneggiare organismi no target, animali, insetti e così via, però allo stesso tempo garantirci sempre l'efficienza produttiva. Se potessimo introdurre piante resistenti ottenute anche con le biotecnologie, questo sarebbe molto più facile. Da un punto di vista di biodiversità coltivata, è chiaro che da quando l'uomo coltiva, ha sempre fatto miglioramento genetico e ha sempre creato biodiversità e distrutto biodiversità. Strampelli nel 1920, quando ha introdotto i primi frumenti di grano, primi frumenti ottenuti dal suo programma di miglioramento genetico, ha praticamente introdotto varietà che hanno contribuito in pochi anni a sostituire tutta la biodiversità coltivata esistente di frumento da qui al mondo asiatico. Quindi è continuo questo continuo cambiamento di varietà coltivate, grazie appunto al miglioramento genetico, grazie al fatto che grazie al miglioramento genetico si sono ottenute varietà più produttive e queste hanno garantito una maggiore sicurezza alimentare.
Quindi questo sistema continua e non possiamo dire che tornare appunto ai frumenti di Strampelli si possa garantire la qualità e la produzione e la sicurezza. I frumenti di Strampelli sono stati importanti in quel periodo perché hanno portato un grosso miglioramento da un punto di vista produttivo. Ricordo che la resa ettaro per circa 2000 anni è stata di una tonnellata, parlando di frumento. Siamo arrivati all'inizio del secolo scorso che ancora producevamo una tonnellata di frumento, più o meno. Grazie alla genetica, grazie alla chimica, cioè anche ai fertilizzanti chimici e ai sistemi di controllo per la difesa, si è passati alle 7-8 tonnellate. Quindi non possiamo, e quindi siamo riusciti a sfamare i 7 miliardi di persone più o meno presenti al mondo. Chiaramente ci sono parti del mondo dove questo ancora non avviene, ma questo è un problema di sviluppo, un problema politico, è un altro aspetto. Per quanto riguarda la capacità produttiva, grazie alle nuove tecnologie e comunque la sostituzione della biodiversità, si è riusciti a garantire questo. Noi abbiamo il dovere di preservare la biodiversità, ma abbiamo anche il dovere di usare la biodiversità per continuare a migliorare quelle che sono le rese, le capacità produttive, ma soprattutto le efficienze produttive dei nostri sistemi agricoli. Abbiamo visto quindi come il tema sia complesso e come vi siano ragioni valide sia dall'una che dall'altra parte. Nella speranza che questo confronto sull'agricoltura sia stato utile, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento al prossimo Vero o Falso di Le Voci della Scienza. Le Voci della Scienza.